Siamo dati Gesù e Maria. Sempre siamo dati. Hai molti motivi di gioia di questa nostra giornata di festa in onore del patrono di Sermoneta, che oggi la Chiesa venera sotto il particolare titolo di lavoratore. Parleremo un pochino di questo titolo che facendo. Oggi si aggiunge un particolare motivo di gioia ulteriore, perché abbiamo con noi, gli facciamo gli auguri, perché si chiama Giuseppe il Caro, il fratello ed amico con Giuseppe, che ha servito per 6 anni dando la vita in questa parrocchia, che certamente vi porta nel cuore come vi portate nel cuore lui. C'è un altro Giuseppe, ora cardinale, nonché mio amatissimo vescovo emerito, quello che mi ha ordinato sacerdote. Oggi comincia il mese di maggio, quindi io sono stato ordinato sacerdote a maggio, quindi cominciano per me i giorni dei ricordi. Quando venne a trovarci il Cardinal Petrocchi, disse queste parole che me ne sono imparato a memoria: sappiate che vi porto nel cuore, perché se è vero che tutto passa, è anche vero che l'amore resta. Quindi questo sicuramente è vero per Don Giuseppe nei vostri confronti, e certamente sarà vero per voi nei confronti di Don Giuseppe, così come è vero per me nei confronti delle comunità in cui sono stato. Ecco, c'è questa dinamica con la vita terrena e sacerdotale, che si vivono dei tempi, e la cosa importante, come sempre vi ho raccomandato e che è fondamentale, è, questo anche per chi c'è stato e per chi ci sarà, riconoscere e accogliere i doni che il Signore fa ad ogni persona, che sono differenti uno dall'altro, perché se fossimo tutti uguali non ci sarebbe bisogno, insomma, di una molteplicità di creature. Valorizzare sempre i doni e imparare a passare sopra, magari stendendolo con il velo di una bella preghiera e di poche chiacchiere, ai limiti, questo ai limiti delle persone. Questo sarebbe un ottimo, ecco, galateo, diciamo così, di vita parrocchiale ed ecclesiale. Detto questo, vediamo il grande San Giuseppe che oggi veneriamo sotto il titolo di lavoratore, e venerando lui come lavoratore ricordiamo che anche il nostro Signore Gesù Cristo ha santificato la sua vita terrena lavorando con San Giuseppe. Forse sarebbe meglio dire alle dipendenze di San Giuseppe, perché sapete, Gesù non si saziava mai di obbedienza, quindi dovunque poteva obbedire, obbediva. Visto la vita di San Paolo ai Filippesi, si dice obbediente al Padre fino alla morte di croce, obbediente e sottomesso ai genitori, ci dice il Vangelo di San Luca, obbediente e sottomesso in officina a San Giuseppe, come ci dice lo stesso Vangelo, intuire il Vangelo, tanto è vero, come abbiamo ascoltato oggi, che Gesù era conosciuto come il figlio del carpentiere. Quindi questo era il titolo che poi disorientava un po', destabilizzava un po' le persone, perché un bel giorno siamo passati da fare il falegname al predicatore. Insomma, capite, Gesù non aveva nessun titolo per fare una cosa di questo genere, non era stata nessuna scuola rabbinica, come era tipico di allora, non c'aveva nessuna credenziale, se non, questa è la cosa più importante, la testimonianza di una vita santa e illibata, che è sempre la più grande credenziale degli apostoli, non tanto titoli accademici quanto una vita coerente con quello che predicano. Ora, è chiaro che questa è la festa un po' troppo, come dire, tirata per la giacchetta al mondo civile del lavoro, è la festa del lavoro cristiano, cioè i cristiani lavorano con un certo stile che è differente da quello meramente umano. Il lavoro è sempre uguale, ma è il come si fanno le cose, come lavoriamo noi cristiani. Io faccio sempre l'esempio, facciamo qualche esempio: se uno andava a chiedere un letto, un mobile, un tavolo, una sedia a Gesù, secondo voi com'era sto tavolo, sta sedia, sto mobile? Tanto butto 4 chiodi appiccicati, brutto quanto la fame. Secondo me era bellissimo, se anche fosse stato realizzato, perché magari lo commissionava a un povero, con materiale povero, quindi non con legno pregiatissimo, anche se secondo me se un ricco gli affidava l'incarico di fare un mobile con legno pregiatissimo, da Giuseppe Gesù lo faceva benissimo, d'accordo? Ma era fatto bene. Quando Gesù lavorava, come dire, non stava, come diremmo, Gesù mi passi l'espressione, con la testa tra le nuvole a pensare ad altro. Quando Gesù lavorava, lavorava.
lavorava bene, lavorava molto, ma lavorava a tempo e a modo opportuno, non lavorava troppo. E che ci dicono i Vangeli? Il sabato, dove andava Gesù? Come noi dovremmo andare la domenica? Lavorava Gesù di sabato? No, perché il Vangelo secondo Luca ci dice che appena torna a Nazareth, cioè, entrò come era suo solito di sabato nella sinagoga. Quindi capite, Gesù andava a messa tutte le domeniche. Io dico sempre, cioè lì non c'era la messa, c'era la sinagoga. Ma voi capite che il figlio di Dio, la sapienza, si metteva seduto come state seduti voi. Si alzava un rabbino, faceva una bella predica e Gesù stava zitto e buono ad ascoltare. Capito? Cioè, capite se noi non andiamo a messa la domenica che succede? Il nostro Signore dall'altra parte ci scusa un attimo. Vorrei farti delicatamente notare che io sarei Dio fatto uomo, insomma, no? Avrei fatto certe prediche da paura, d'accordo? E certamente non ero tenuto ad andare a messa la domenica, ci sono andato per darti il buon esempio e per santificare anche questo gesto che anche a te ho chiesto di fare, no? Quindi si lavora bene, si lavora bene anche nelle cose piccole, anche una casalinga, ci stanno casalinghe e casalinghe, ci stanno le casalinghe che fanno le casalinghe da cristiane, oppure no? Come starà la casa di una casalinga cristiana, secondo me? Tutta bella pulita, senza essere maniaci, tutta bella in ordine. Come sarà una cuoca cristiana? Un marito che ha una moglie, una cuoca cristiana, gli facendo qualche cena alla Madonna, cucinerà benissimo, d'accordo? E se anche non è una grande esperta nell'arte della cucina, supplirà l'amore, la dedizione con cui fa questa cosa, perché il segreto del lavoro cristiano ce l'ha insegnato San Paolo nella seconda lettura che abbiamo ascoltato. Guardate, questa è una di quelle frasi da incorniciare: qualunque cosa facciate, fatela di cuore come per il Signore e non per gli uomini. Io se adesso sto facendo un'omelia, sapete come si fa a fare una buona omelia? Come si prova a fare una buona omelia? Tu devi pensare solo una cosa: che sta seduto il nostro Signore e la Madonna al primo banco e che ti ascoltano. E finita l'omelia dice: questo mio ministro è decente sto omelia oppure no? E quindi uno cerca di dare il meglio di sé. Devo cucinare un pranzo? Immaginati che viene ospite, ma non per scherzo, il nostro Signore e la Madonna. Sapete, quando qualcuno c'ha come ospite il vescovo, il papa, ma fanno tutti quanti i pranzi super mega galattici, che non lo fanno per farlo a buttare, ma lo fanno per una forma, come dire, di riguardo e di amore santo, diciamo così, al vescovo. E se venisse Gesù? Alla grande, no? Devi fare un progetto, sei un architetto, c'hai un'azienda e c'hai un sacco di dipendenti, vediamo questo, come li tratti i dipendenti? I dipendenti di un cristiano, io ho conosciuto qualche dipendente di qualche cristiano doc, portano il titolare in palma di mano, perché sono trattati benissimo, non ci vorrebbero né sindacati, né diritti di niente, capite? Perché quella persona, avendo un amore grande per l'uomo, per il lavoratore, per il dipendente, è il primo ad andare incontro, a semplificargli la vita, a tutelarlo, a dargli la giusta retribuzione, eccetera. San Paolo dice che la legge è fatta per i peccatori, non per i giusti. I cristiani, capite bene quello che sto dicendo, se vivessero bene secondo il Vangelo, non avrebbero bisogno delle leggi, o meglio, le leggi per loro sarebbero inutili, perché le osserverebbero anche se non ci fossero, capite? Ecco, questo è il grande contributo, perché noi lavoriamo perché? Perché il Signore ci ha detto di lavorare, la terra col sole della fronte, e perché sappiamo, come ci insegna pregevolmente il Magistero della Chiesa, che il lavoro non è solo per avere qualche soldo alla fine del mese, ma il lavoro è, primo, concorrere allo sviluppo e alla nobilitazione del creato che è stato affidato alle nostre mani. Secondo, concorrere allo sviluppo e alla nobilitazione della persona che si sente nobilitata e gratificata, che dà il suo contributo al bene della società o della Chiesa quando lavora nella Chiesa. E poi un altro aspetto molto importante: noi facciamo un pochino di soldi al lavoro, giusto? Ma i soldi non ce li teniamo tutti per noi. E non soltanto perché paghiamo le tasse, perché questo è un argomento dolente, che le tasse bisogna pagarle, quindi mi raccomando, non facciamo i cristiani che quando... Ma cerchiamo anche, oltre a quello che dobbiamo dare a Cesare, come ci ha detto Gesù nel Vangelo, perché a Cesare bisogna dare quello che è di Cesare, cerchiamo anche di farci avanzare qualcosa per chi disgraziatamente purtroppo il lavoro non ce l'ha, non per colpa
colpa propria o per chi soffre qualche situazione di profonda povertà o indigenza, attenzione, quasi sempre ad attribuire all'egoismo di noi che stiamo un pochino meglio, questo diciamoci la verità, però finiamola anche qui, così non ci roviniamo la festa. Quindi questa è una grande festa. Chiediamo a Maria Santissima, sposa di Giuseppe Lavoratore, la Madonna lavorava, attenzione, la Madonna lavorava in casa, ma la Madonna lavorava, perché a quei tempi la casa la gestiva la donna, il pane, tutto l'oro, tutto da mangiare c'era la donna, i vestiti, le donne di un tempo lavoravano più di quanto lavorano oggi le donne fuori casa, forse, perché i vestiti tutti fatti a mano, dipinti a mano, lavati, la Madonna era una grande lavoratrice. Sicuramente quando stava a Nazareth a fianco a San Giuseppe lavoratore e a Gesù lavoratore, ma lavoravano per amore di Dio, mobilitando il prossimo a tempo e luogo e modo dovuto, santificando il lavoro e santificandosi nel lavoro e glorificando Dio attraverso il lavoro. Chiediamo a Maria Santissima e San Giuseppe che ci ottengono la grazia di poter vivere così. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati.